Bella la maglia Seba. Oh. Bella, sì. Ah, infatti stavo raccontando questa cosa qua della Turchia. Ho provato quella sensazione che hai provato lì quando sono andato in Inghilterra, in Turchia. Sono stato benissimo, and addio. Oh, ma sai che, cioè, ti prendono loro, ti fanno pesare il fatto che sei straniero dopo. Un po', un po' ci sta. Quando c'è ancora le mentalità un po' chiuse, Sì. Turchia un po' ancora non c'è la sta apertura di sì. Per quanto è una città incredibile, Istanbul, No, perché guarda, guarda, mi sono trovato benissimo, solo che sta, loro cioè, come quante 20 milioni mentalità, di abitanti? no, ma è allucinante. C'è traffico Quante 24 ore al giorno, è una cosa folle. Cioè, nazionalità ci sono lì? Tantissime, quindi adesso sono molto più guarda la mia barba, open. che è successo? Che è? Barba. Chi è? L'ho vista No, barba. Basetta. Oh, basta. Oh, non mi caricate Marco sui gol che mi ha fatto, abbiamo già fatto ieri ancora. Ragazzi, poi No, me lo ragazzi, no, dai, gasate. no, no, Dai, no, dai. ragazzi, basta, basta, ragazzi. Se no. No, dai, ragazzi, non ho fatto mai gol a Seba. E lui mi voleva bene, lui in corso mi voleva bene, cioè, vabbè, questo facciamo segnare. Ma sai che quello a Parma, che gol mi hai fatto di testa? Sì. Quello Sai che quello me lo. punizione di Seedorf e Ma tu laterale? sì, laterale. Ho anticipato e tu sei andato la guardavi. Passava troppo lontano. L'ha messa Però la lì la hai col cagata l'hai fatta su Ventola. Ma che Ventola ha tirato una cagata? Oh, ma è passato sotto le gambe del difesa, ha Azzappato, zappato. Che devo fare lì? No, no, azzappato. no. Ho rosicato che mi abbia fatto gol lui perché probabilmente l'ho mezzo rilanciato, ma se si è affossato dopo da solo. No, poverino. Io Nicola, non è carico però oggi ah, c'è Nicola. Bobo, c'è Ecco, c'è Bobo. Bobone. Bobo, Bobo! Bobo, la basetta Oh! qua. Ma, Tu a parte quanti ne hai Bobo, fatti a Seba? guarda che Bobo, non è che me ne ha fatti tantissimo, eh? Bobo te li portava così dentro il cartone o ce l'ha? No, 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 cominciare. No, Bobo, non so quanti me ne ha fatti. Eh sì. Bobo a Firenze ci avevo già le basette così. Infatti, non è una novità per Bobo. L'ho visto, mamma, anche lui a fare queste dirette mi fa morire. Bobo è un fenomeno, pure Ah, fa morire, lui. Ma è una cosa. ti ricordi quando tu ce l'hai avuto entrare negli spogliatoi? Sì, l'ho avuto, come no, l'ho avuto all'Inter, sei più gonfio di me. Bobone. Bobo, Bobo, dai, per favore, non ti ci mettere anche te, se no sono rovinato qua. Bobo, dai. Bobo è entrato nello spogliatoio a Firenze, arrivava lì, massaggio, si preparava e mi diceva: Seba, metti Rihanna, don't stop the music, tutti i giorni. Gli ho messo per un anno la stessa canzone a Bobo. Un Quando anno. entrava negli spogliatoi? Sì. Aspetta, prima entrava, camminava, ciao pezzi di merda, e poi Sì. ti chiedeva la No, canzone, vero? no, ciao No. pezzi di merda, oh, ciao falliti, ciao falliti. Bravo, Bobo 107, io 117. No, no, sono lì vicino a te, sono tra 100 e 110 io. Bobo, siamo lì, tranquillo, siamo lì, ti vedo, ti vedo. l'attaccante più forte che avete mai affrontato? Tutti. Però uno dei più forti era quello che ci sta guardando, mortacci sua. Ragazzi, Bobo Tirava di era. piatto come Roberto Carlos di Collo, Te lo con ricordi, l'adduttore, c'era l'adduttore così c'aveva. il gol che fece a San Siro contro il Parma? Cioè, Col Parma. è arrivato lì, stop di tacco così, a giro nell'incrocio, ma A giro sciolto. voleva, a Sì. giro voleva. Stop di tacco ha sbagliato, secondo me. Sì, secondo me stop di tacco non è fatto apposta. Ha Il tiro fatto lo fatto stop apposta, alla stop ventola, ha casuale. fatto e se l'è trovata, bravo. L'attaccante più scarso. Ragazzi, aspettate che si connette Ventola, però, se no, che domande fate? Cosa ne pensai di Esposito? Molto forte. Mi piace. Beh, mamma mia, anche a me Sebastiano è piace. bravo. Poi c'ha la zucca che. Quella conta tantissimo. Senti, guarda, senti Bobo. Capito? Marco, io almeno ogni tanto salutavo, tanti altri nemmeno il saluto.
Aspetta, accendo la motosega. No, 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 è vero, eh. Però Sì, vai. aspetta, io apprezzo più uno. O mi saluti o non mi saluti, perché devo essere falso e salutare una persona che non sopporto? È meglio non salutarla. Sbaglio? Ah no, ma sono d'accordissimo, solo Cioè, che pensa tu nel che vostro spogliatoio. un'abitudine vostra, non in maniera sprezzante, francese, è di darsi la mano quando tu arrivi. In un gruppo di 25 persone È lunga? è come a scuola, non allunga dalla mano 20 minuti. È difficile. Eh Io sì. ne avrei potuto giocare in Francia. Prima No, perché me... non mi ammazzano. sì, no, a parte per altri motivi, secondo me te con la Francia Non ci avevo. sto, beh, Però sarebbe io ce stato l'avrei più. fatta a dare la mano a uno che magari non ci fa d'accordo, perché a Lo so, scuola ma non può andare in un ambiente di lavoro. no, Non penso no, che ma uno qui va sono d'accordo con d'accordo, tutti quanti, no? sono Va d'accordo. d'accordo con una persona di più, una persona di meno. Poi non è detto che uno debba andare a mangiare sempre con tutti, no? Tu Perché pensa da pensa, dove no, dà la mano. ma tu Pensa pensa se io quando devo c'era. dare la mano a Benitez. No. Io l'avrei data. Perché non lo sentivo? Io sono onesto. Uno deve, io apprezzerei uno che non mi dà la mano perché gli sto sul cazzo. No, no, ma almeno te lo dice, te lo fa capire, almeno apprezzi la sincerità, quello sì, piuttosto che la falsità, su quello sono d'accordo. È meglio che rimane il rispetto. Il Sì, sì, rispetto, quello è sì. l'educazione, quella ci deve No, sempre essere. rispetto in campo è una cosa, fuori dal campo non è perché giochiamo insieme che mi stai simpatico, magari Allora, però andiamo in a uno cena insieme. spogliatoio il rispetto ci deve essere, Sì, uno, sì. è convivenza. Però io non so, cioè, tante volte il terzo tempo per me è una cosa bella, però va fatta se è sentita. Sì, Io no, non deve essere assolutamente. un'imposizione. Poi sarà che io sono uno che le imposizioni non è che Sì, io no, no, rispetto pesano solo che tantissimo. ora. Ti ricordi il Io primo terzo per tempo dove l'abbiamo fatto noi? il primo? Il primo, quando introdussero il terzo tempo, la Lega, fu a Firenze. Sì, è vero. Era successa la cosa al mister Prandelli, ti ricordi? Sì, Era la prima volta. assolutamente. Però io non con tutti ho fatto il terzo tempo. No. Perché no. Perché con chi non Vabbè, mi ci magari prendo. sì, no. Questa è questione anche di carattere, di personalità e di poterlo fare, perché vedi quello che mi stai dicendo, io sono d'accordo con te. Io, per esempio, in nazionale, colazione, pranzo, cena, dovevo arrivare lì, poi da stringere la mano è diventato solo, sai, la pacca, ma tu pensa io che dovevo andare tutti i giorni a stringere la mano a tutto lo staff, anche per dire, tu sai il rapporto che avevo con Domenech. Sì. Cresco, Dove Gresco ha scritto Bobo? Bobo sei un figlio di puttana, Bobo. Dov'è? Oh, ragazzi, ma Chiamalo. Benvento l'è Bobo, facciamo un svenuto. interlegend con Cresco. Lo portiamo. Io la vedo dura, la vedo dura, veramente. Ma cosa fai? Abbiamo notizie di lui? Dove è andato a finire? No, sai che poi era un bravissimo ragazzo. È un Io bravissimo ragazzo. era con me all'Inter, poi l'ho avuto a Parma. È vero che Quindi, l'anno prima ha avuto l'Inter, ha fatto anche bene 6 mesi. eh sì, quindi ci conoscevamo. Bientôt. Che dici? Bobo, Bobo. No, guarda, ragazzi, Bobo, devastante. Sai che quando è arrivato a Firenze, ovviamente diceva, no, ma è arrivato, è finito questo. Si era rimesso in forma, ma stava da Dio, ti giuro, faceva i Bobo. test fisici. Ecco, è arrivato Ventola, ragazzi. Non posso finire un Dov'è? coso che arriva Ventola. Leggenda dice che le prese da Mario Balotelli. No, no, ragazzi. Mario prima aveva troppo rispetto, no, non poteva manco azzardarsi. Aspetto la cagata per me di Ventola ancora. Guarda, guarda, ti faccio vedere, ti butto lì l'amo, questo, quell'altro. Poi vediamo. Sì, Ma... adesso sta arrivando. sì, ma sta caricando probabilmente. Sto dicendo che Bobo è arrivato a Firenze, ma andava a mille. Ti racconto questa, e c'è una partita, sicuramente stava veramente bene e meritava di giocare. Una partita non la fa giocare il mister. Martedì, ti giuro, dallo spogliatoio eravamo allo stadio, che lo staff era al piano di sopra allo stadio di Franchi. Si sentivano gli urli, si sentivano gli urli di Con Bobo chi da ce sopra a l'aveva? sotto. C'era col mister. Cioè, col mister. È vero, Bobo, è vero o no?
Devastante, devastante. Bobone. Basta, vado, adesso va via. Basta, basta. Hai i capelli di Elvis. Inchiavabile. Oh, oh. Fuori di testa. Aspetta, aspetta. Oh, guarda un po', guarda un po'. Aspetta, senti questa, che tracollo Seba. Sempre lui, eh? Guarda. Guarda, Il grembiule. Ventola, ciupami sto fisico, Ventola, guarda un po', guarda la tartaruga qua, guarda, guarda là, guarda Mamma mia. Marco, vieni 6 mesi al Boca. Io verrei anche un anno al Boca. Bocca, tanta roba, eh? Sei mai stato tu al Boca a vedere la No, partita? no, 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 Ragazzi, però, io sono stato. cioè, deve Allora, mio essere, figlio mi sì. chiede, dico, cosa vuoi per i 18 anni? Dice, voglio andare a vedere il Boca alla Bombonera. Questo l'anno scorso. E c'era la Libertadores, no? Quindi a gufare tutti gli accoppiamenti che andavano a Aiuto, giocare aiuto. su in Perù, dove sono arrivati River Boca. E qui si è andato a vedere per il suo compleanno che combaciava quando c'è stata la partita, Boca River, ragazzi. Io penso che sia l'emozione più grande che abbiamo provato dentro una storia di calcio. Io Perché dalle immagini che ho visto mi sembra una cosa folle. eravamo sopra, la prima ci fa entrare, entriamo con Osvaldo e andiamo ci mettono dove c'è la tribuna strapiombo, no? Cioè dice, vi diamo i box. I box, va bene. I box, bello, stai lì. Solo che arriviamo, era il primo piano e il box chiuso col vetro. Non aspetta. Io col vetro non ci sto perché l'atmosfera non senti niente. Se vedi la partita come se sei in un salotto. Ho detto, guarda, Dani, c'è una cosa, mandami su da qualche parte. Nel frattempo usciamo e ci portano su al quarto piano dei box. Prenderamo dove? Nell'angolo proprio, aperto. La partita tiravano i coriandoli, è iniziata a 25 minuti di ritardo. Non riuscivano a togliere i coriandoli dal campo. Sì, c'era tutte le cose che sono sul campo. È una cosa incredibile, ragazzi. L'1-0 quando hanno fatto 1-0 troppo tardi, perché io ti favo Boca, e se mancavano 7 minuti, 8 minuti, non ce l'hanno fatta. Io voglio immaginare se passavano il turno contro il River. È una cosa Veniva giù lo stadio. incredibile. E il giorno dopo siamo tornati e ho dovuto fare il giro sotto dentro la Bombonera, No. il museo. Sì. Nel tunnel Ma... non ci passava nemmeno Di Biagio sotto. Sì? Cioè, ti devi abbassare. Cioè, secondo me Tevez si abbassa. Mia. Pensa quando entri è una cosa, una Ma sensazione incredibile. quello stadio è storico. Cioè, No, sei matto. veramente. È Fantastico. mai stato dal vivo, ma sarebbe. Al Ma te, c'ho dove è stato De Rossi, Stefano. no? Sì. C'ho Stefano Corti. Aspetta. Sai che è la Iena. Oh! Sì. Ma vaffanculo, tu Oh! Sto facendo la diretta, Ste. Vabbè, mi chiami dopo. Sì, ti chiamo dopo io. Ciao, Ciao. fratello. Sei proprio interista. Lui è milanista. Tevez, Eh no, allora arriva signor dopo. giocatore. Tevez, Sì, no, tantissima, ma tantissima roba. deve essere attaccante vero. Mamma mia. Capito? Poi chi c'è? Bobo? Hai la faccia del gin tonic, Seba. Oh, ma ti sei guardato? Budisso, Guarda che... uomo vero, approvo. A me piace anche tantissimo Osvaldo, quindi per me sono uguali. Dani è un ragazzo particolare, un ragazzo che alla fine non gli frega un cazzo, se ti deve mandare a cagare ti mandano, Sì, lui uguale, le aspetta, chi è? regole No, è vero. cioè, o no? Assolutamente. Con Poi chi siamo più stati, buoni? oh, è stato presente 3 giorni con me, Osvaldo, che noi eravamo in albergo, diceva, ti venga a prendere, facciamo asado a casa mia. Cioè, verso La quella grigliata, traduco per grigliata, quelli sì. che la grigliata. Sì, Oh, vabbè. c'è mia figlia. Cosa Dov'è? ci fai Ah, qua? Cosa ci terza. fai qua? Cosa ci fai qua? Tengo, quanti anni ha? Lascia fare, 15 anni, mi starò con sti social rovinando. Tutti mi stanno chiedendo, ti vuoi fidanzare con me? È un disastro. Elsa, Adesso
Adesso vediamo se ti massacra come Ventolo. Chi, mia figlia? Non è, ragazzi, Matrix racconta la punizione all'incrocio contro Fei. No, la punizione era il raso terra a uno all'ora, proprio lui si è mosso prima. Vero o no? Non era l'incrocio, con No, Ballotta era no, l'incrocio. no, no, Con Ballotta incrocio. era l'incrocio. No, incrocio, no, no. Ma io, mio figlio. Oh, Vento, ascoltami, testa di cazzo. Oh, è una merda, ma sei una merda, sei Mio veramente una figlio, merda. aspetta, aspetta, Nicola, una cosa, ma per lui è Kelian o Vito? Vito da Bari o Kelian Da da Milano. Dubai? Io sì, appunto, mia figlia non te la do, ma neanche per... E poi, non lo so, tuo figlio sarà bellissimo, spero. Importante che non assomiglia a suo padre, perché se no, guarda, non ti avvicina proprio. Oh, Ti Seba, avvicina allora, poco. non è la prima, visto che io già so che raccontano solo cagate, mi devi dire questa. Perché tanto poi riprendono e scrivono quello che gli pare, no? Noi sappiamo quello che diciamo e sappiamo quello che facciamo. Come tanti hanno detto, ah, io ho detto odio la Juve sportivamente Ah, confermo, era con parlando. me, confermo. E hanno scritto odio la Juve, vabbè, tanto non ci arrivano. Sì, vero. Questa della piscina, che tutti stanno di là, ce la racconti? Io non penso che tu ti possa essere buttato Ma io mi in sono mai piscina senza l'acqua. buttato, Marco, te la racconto perché, no, però non c'è niente da raccontare. Non mi sono mai tuffato nella mia piscina vuota. La mia piscina in 20 anni non l'ho mai svuotata, è sempre stata piena perché non ho motivo di svuotarla. E quindi niente, io ho avuto un problema che sono caduto non in piscina, sono caduto, ho battuto la testa, ho avuto un trauma cranico, quello sì, quello sì. Posso. E poi ti ho detto, ci sono questi vigliacchi giornalisti, già era un anno particolare, Questa è cattiva. Se Frey si butta in piscina si svuota adesso, ma allora no. brava, ma per buttarsi in una piscina bisogna averla la piscina, amico mio. Quindi ce l'ho, il giorno mi tuffo e la svuoto perché ce l'ho, quindi stai calmo anche te. Eh? No, ma questo Insomma. vedi, no, questa cosa qua, cioè, praticamente cado, chiamo l'Inter, vado a Pavia, credo a fare la risonanza, un trauma cranico, questo e quell'altro, ma una cosa che può succedere a tutti, sono scivolato, sono caduto. Vabbè, rientro a Milano, mi fanno gli esami, qui devo star fuori 2 settimane. Il giorno dopo, cioè la Gazzetta dello Sport, non è che dici il giornalino, la Gazzetta dello Sport, Frey si tuffa nella piscina vuota. Seggiolone Seba un anno. È un bastardo Oh, Nico, t'ammazzo, ti giuro, t'ammazzo. Oh, ma si è caduto dal seggiolone, ha scritto. sei seggiolone, ma te sei caduto, visto sto naso che ti ritrovi, sei Oh, caduto di guarda, faccia te. finalmente. Gianni fa la bella. Sono Juventino, ma vedervi è divertente. Ti ringrazio, sei sportivo, mi piace che potessero ragionare tutti così. Anche noi. Sì, ma dal momento che uno può essere, tu hai giocato nell'Inter, quindi ovviamente tu hai l'Inter nel cuore, magari la Juve no, ma non vuol dire che la gente ha un odio veramente. Io ho fatto una diretta a Marco, ma uno per un quarto d'ora mi ha insultato a me, la mia famiglia, mi fa perché io ho questo odio dei confronti dell'Inter, tu hai giocato nell'Inter, ti odio. Mia, calma, oh, calmati. Io però tutti questi, ti giuro, li vorrei incontrare. Io è capitato con alcuni che hanno fatto questo, io gli ho risposto in maniera educata. Se alla fine gli dicono, Sì, ti certo. apprezzo, ti ammiro. Io non mi devi ammirare, perché io sono interista e rimarrò interista e muoverò interista. Però manco quest'odio che non ha niente a che vedere con lo sport. No, ma questi sono. C'è gente veramente che sta male di testa. Perché un conto dire tutti i figli Inter perché hai giocato nell'Inter, normale. Voglio dire, Io sono orgoglioso di averci giocato. Cioè. ma ci mancherebbe, io uguale. Nel mio piccolo ho fatto solo L'unico 2 anni. rammarico è che ci ho fatto solo 10 anni. Ma che maglia è Seba di Beccalossi? Oh, testa di cazzo, è la maglia quando giocavi te, anzi, quando scivolavi e cascavi da solo in campo. Questo è l'anno dove c'eri anche te. Oh, zio! Ah, l'hai visto il gol che comunque fece, a parte gli scherzi?
punizione, alzata di tacco di Ronnie, lui al volo, la Lui era scappatella. buono. Lui era buono. Sì, Ronnie sì. Lui. Ronnie sì. No, Nicola, Ah, Nicola. Nicola. Lui era buono. Se non cadeva dal seggiolone a un anno era fortissimo. Ma io ho visto i video in cui, ultimamente su Nicola che quando andava riusciva a cascare anche quando andava a esultare. L'hai visto anche Sì, a Foggia. Vabbè, te? A Foggia. lì il derby ci sta, preso dalla fo lui. Sì. Faceva talmente pochi gol che quando li faceva doveva esultare. Ma perché lo stai massacrando? A te non ti attacca? Ti soffre? Un po' ti soffre, Nico. No, No? è rispetto. Rispetto, sì, Seba, Mastro rispetto. Luke della barba. Allora. Perché me l'ho scritto. Sai che sì, abbiamo giocato. Ce l'avevo a Firenze un anno e me lo sono fatto così. Sono portato dietro. E tanti figli mi hanno detto. Marco, hai la testa della supposta Zeppelin. Oh, Mamma mia. no. Nicola, meglio, la testa meglio Marco o Mezzano? L'ha Nicola, tu massacrato ti Enzo. lepida daxì, Nico. Ma c'era quando A me lo conosco quando c'aveva 17 anni. Angelo, aspetta, ma la pasta al forno ti piace? Fresse un ciccione. Mi piace tutto, io sono un ciccione, te sei un coglione, va bene? Adesso basta, perché ciccione, va bene, un'ora a parlare del mio peso, ma ammazzatevi, non so io, Secondo me, parlatevi bravo, che. hai ragione. No. Per me l'aspetto estetico non conta niente. No, ma allora, Marco, a parte gli scherzi. L'aspetto, quando siamo calciatori, adesso sono più un calciatore, non devo più andare in campo, ma che cazzo mi frega la gente se sono ingrassato o non Una ingrassato? Saranno cazzi miei, delle no? cose più belle, una dei piaceri più belli della vita è mangiare. Ah. Guarda, la braciola gli piace a Seba. L'ha scritto la braciola, in barese l'ha scritto, la Sì, braciola, per bravo, non fai il le fiorentino che non costolette sei. di maiale, no? Sì. Le ribs. Ma non parla in inglese che non lo capisce, Nicola, lascia stare. Matrix, mai pensato di venire alla viola? Ragazzi, vi dico, ero tentato quando l'anno che ho smesso, sarei venuto gratis e volevo proporre al presidente della Valle di venire gratis e solo in caso che avrei giocato avrei respiro qualcosa. Quindi, Ma perché veramente? Firenze è una piazza che mi piaceva. Sì. Solo che poi ho detto chiudo all'Inter, basta così, va bene. Era un ospizio, per vedere se ero ancora buono. Era un bel ambiente, mi piaceva l'ambiente. Quando c'ero ancora io dopo? No, no, c'è 2011. C'è. No, mi sa che l'anno che vado via. Eccola L'anno perché che non sono sono. venuto. Se venivi dovevi stare con me, se no che cazzo non veniva a fare. C'è Moriero. C'è Checco Checco, Moriero. grande Checco! Gratis materiale, fa solo le entrate negli stinchi. No, quelle sono a pagamento, ragazzi. Ragazzi, questo hanno un prezzo, eh? Hanno un prezzo. E infatti Ma uno ha fatto, guarda, tra le tante magari quelle sai chi è? cagate. È Nicola? Sì, non lo so, non so, so. No, uno ha scritto una cosa che ti volevo chiedere. Ma tu non hai mai pensato di fare l'addio al calcio? Una partita che rappresenta il tuo fine carriera? Ma sì, però avrei pianto troppo, almeno allora. Adesso non lo so, adesso potrei. Però uno dei... Forse l'avrei fatta con gli amici. Giocatori e gli amici non giocatori. Il Sì. mio sogno era farla all'Arena di Milano, pensate, nemmeno a San Siro, all'Arena, perché San Siro riempirlo è difficile. No, cioè, se, no, ma su questo sono Paolo d'accordo. Cannavaro, non Se dorme. Paolette, oh, Waglio, tu sì che sei un bello Waglio. Sai che sono le 5 di mattina, che ore sono là? No, Non lo no, so. 7, 8, 7, sono le 3 di notte, eh? Non Sono le dorme lui, tre. oh. Ma lui adesso sta a guardare perché quando fa la diretta gli scrive o mi caga, Che capito? scugnizzo, che scugnizzo! Un occhio aperto e un occhio semiaperto pure, Sì. Paolino, fatti sentire, oh. niente di Grazie, via meno. carta, grazie.
Onore a te. Pensavo di allenare Marco. Ho Tu? tutto per allenare, eh. Ho il UEFA Pro, quello che serve. Però ancora non mi è scattata, Ma quindi ho fatto. infatti, lo vorresti fare? Cioè, ti deve scattare, se Ti no deve niente. scattare, anche lì ti dovresti un pochino snaturare ogni giorno nel calcio italiano, eh. Magari arriva qualche. Ci cioè, sono pochi Moratti, nel Eh sì. senso. Signori, quindi Era un meglio attimino. Farinos in porta che Frey. Oh, ma oh, Nicola, quante partite c'hai in Serie A? Dimmela, dimmela. Poi ti dico le mie. Ma è Nicola ancora? Sì, Se Nicola. quando vuoi non posso dormire. Senti Paolino, che Paolino, fenomeno. ragazzi. Paolo, ho visto un palleggio. Tata, palla sotto la gamba e palleggio d'orecchio, eh. Fenomeno. È cascato l'orecchio, tra l'altro. No, no, non è cascato. Dov'è? Sì, sono sempre là in Cina loro, no? Con Fabio? Sì. Ma lì c'è lo stadio che fanno adesso lì da loro? Mamma mia, ho visto una specie di fiore lì di. Fiori, sì. Mamma mia. Seba Mavampeta? No, io non c'ero. Ronny, Messi e CR7. Ragazzi, non me ne vogliano. Messi e CR7, ma quell'altro era troppo forte. Eh sì, sono due generazioni diverse, ma ragazzi, sono due, Sono cioè, tre fenomeni perché guarda, sì, sono tre Cristiano tanto giocatori di che sono sopra. cappello, Cristiano tanto di cappello per quello che è, per quello che dà e per come lo fa e come ci è arrivato. Messi e natura. Quell'altro era tutti e due messi insieme, quindi Cioè, fate io voi. è quello che ho sempre detto, che a un bambino di oggi, per dire, non puoi dirgli di identificarsi a Messi, perché è nato così. Invece Cristiano Ronaldo è diventato con lavoro, con tutto, quindi, capito? Poi sono gusti, però Ronny, le cose che ha fatto Ronny all'epoca non le faceva nessuno. Quindi adesso quello che ha fatto Ronny, questi campioni lo fanno, ma lui all'epoca era l'unico a fare tutto ciò. Lui faceva, abbinava la grande forza che c'aveva con la palla nei piedi, quindi. Cioè, velocità, forza, tecnica, tutte queste tre cose qua insieme, sì, devastanti. Però tanto di cappello anche per Messi e per Cristiano. C'è Manu che scrive da Juventino Ronny tutta la vita, ma vuoi che ti insultano anche qua, Manu? Non so io. No, sì. Sì, ha osato dire da Juventino, ma è matto, è matto, è matto, è matto. Questo K. BTH BTHM Materazzi merda. Ti senti forte dietro la tastiera? Bravo. Ah, mi piace Marco, mi piace ragazzi, mi piace. Anche tu sei nato così, purtroppo, Seba. Ma come sono nato? Oh, ma sei esaurito, Nicola. Il cambio di maglia di Ronaldo lo avreste fatto? In che senso? Ah, ragazzi. Lui, vi dico una cosa, vuole venire da noi quando è tornato. Sarebbe tornato da noi, ragazzi. Lo so per certo. Ronny? Ma lui non voleva nemmeno andare via. Io quando mi sono No, lui, inginocchiato, infatti, lui non voleva andare quando nel via, 2002 quello. mi sono inginocchiato negli spogliatoi, dico Ronny, dai, rimani. No, no, no. Se, o io o lui. Io ho capito se andava. Sì, no, ma era. A parte quella scena lì, vederlo piangere sulla panchina così, che è molto emblematica questa cosa qua. Cioè, vedere questo campione così amato, trattato così e lasciato lì così insomma, dalle persone che c'erano lì all'epoca, è veramente una scena brutta. Cosa disse Mu nell'intervallo a Madrid? Scoppiate a ridere perché. Ragazzi, stiamo giocando troppo bene. Questa è una merda. Stanno aspettando. Dobbiamo giocare peggio. E noi abbiamo Mamma mia. guardato, ma è matto. Stiamo giocando troppo bene il primo tempo. Così Era vi ha incredibile. detto? Sì, è un fenomeno. Un Lui fenomeno, per non. farci alzare la tensione, capire che ancora Sì, ci sì. eravamo lì, che ci compiacevamo della bella Sì, partita, cioè questi sì. poi prendiamo qualche, ci infilano. È un genio.
Perché scusa, uno ha scritto Simone Schifido, ma non è vero, ragazzi. Simone, uno ha vinto la Coppa UEFA. Per me è una persona eccezionale. Tu Gigi Simone l'hai conosciuto? Conosce, veniva a trovarci la Pientina ogni tanto. A parte come ne parla Ciccio, Ah, è che è suo suo padre, padre, vabbè, più da Ciccio Pientina. non ne può parlare perché è suo padre. È suo Però padre, era, cioè, no, grande persona. Ronnie per lui si è buttato sotto una macchina, Sì, quindi io no, conosco ma Ronnie, già mi batte. grande persona, guarda, veramente tanta stima per lui. Lautaro è fortissimo. Sì. Cino Recoba. Oh, ma veramente assomiglia a Cino. Cioè, chi è che mi ha detto che assomiglia? Sarà quel mongoloide di Ventola, ma assomigliava a quello del Grande Fratello. Come si chiama quello del Grande Fratello? In Ma Cina poi. porta Seba anche, dai, poverino, è bravo alla fine. Sta dicendo a Paolo. Marco, la segui la Serie B? Sì. Io non dimentico il mio passato, eh. Anche la C seguo. Marco, Ronaldo tifa Milan? Non credo. No, Patrick, non vedi credo proprio. quel coglione Patrick del Grande Fratello, l'altro giorno mi ha detto tu sei quel Patrick del Grande Fratello, sta bene. E È vero. tu sai che oggi per caso sono capitato su una foto sua che era lì con la sua donna, mi sono scoppiato a ridere, ho detto cazzo ma c'è lo stesso taglio uguale. Perché ragazzi, Ventola non c'è un cazzo da fare le sue giornate, quindi Grande Fratello, queste cose qua le guarda tutte. Capito? E quindi è giusto che sia aggiornato. In Lecce tanta roba. Liverani sta facendo un lavoro incredibile. Sai che l'ho Voglio fatta? Ah, beh, sì, l'ho fatta con Fabietto, hai visto? Io La sono andato a diretta. Lecce, ho dei fratelli Negramaro che sono tutti leccesi, Eh sì. quindi tifo per voi. Che Giuliano pure è un fenomeno. Ma Fabietto con la F così, come parla così? Che ce l'ha Sky? Scusi, mi dai il documento, ma che ce l'ha Sky? Ventola, Mamma mia. idolo di Toir. Conosceva solo lui, ragazzi. Cambiasso, tanta roba. Cambiasso, sai che è un giocatore che avrei sempre voluto in squadra perché parte come centrocampista basso, ma sai che si ritrovava sempre a chiudere l'azione Sai perché lui diceva sempre il posto dello scemo, sai qual è? Secondo palo. Sì. Il posto dello scemo, che in campionato 7-8 palle arrivano lì, sempre. Sì, Tu ma ci infatti vai, fai gol. te la ricordi con la Oh, lui te Fiorentina ne ha fatti, eh? Lui te ne ha fatti, eh? 2007, prima di campionato, Fiorentina-Inter, lui mi ha fatto gol. Io sono uscito sul 3-0, pensavo che era finita, invece poi Luca è entrato, no, è entrato, giocava a doppietta. Io ero mezzo infortunato, sono uscito sul 3-0 e l'altro si è uscito il gatto, il topo ha iniziato a ballare, capito? Tony. T'ha fatto gol Cuciu. Sì. Il Mi ha primo, mi sembra, bello fatto pure. cambiasso il primo Era gol. No, bello, partita bello, ma. Sì, sentita perché era appena ci aveva appena lasciato Giacinto, ci aveva appena da poco allora, c'era, tu pensa, la settimana prima. quella partita lì c'era, vabbè, è venuta a mancare Facchetti, che insomma, una persona che ho conosciuto, idolo così. Noi siamo partiti quel campionato con meno 19. Vero. Perdiamo contro di voi. Andiamo a perdere a Livorno, quindi ti Quindi dico, e alla fine, meno e siamo, 25. no, sì, infatti, cioè, noi stavamo sprofondando sempre di più, e alla fine siamo arrivati quarti, che senza i punti arrivavamo secondi in classifica. Dopo Dopo? che? Dopo chi? Ma io ti dico anche per la storia del triplete, l'ho detto anche, non mi ricordo, l'ho detto ieri al ragazzo dell'Inter. L'anno che noi ci hanno inculato col Bayern è l'anno che voi avete vinto in finale contro il Bayern. Quindi ti puoi immaginare che noi non è che tifavamo per voi, ancora di più, a parte io già comunque tifavo per voi, ma cioè, per la rosicata di essere usciti così, poi voi li avete bastonati, quindi alla fine. Sei stato Devastante, contento. De sì, Il ma io sì, karma. mamma mia, devastante, devastante, devastante. Ma Milito fenomenale anche, Di Ghito era un fenomeno. A parte un'umiltà incredibile.
No, ma sì, Ma tutti, tutti. Non era... Tu lo sai, l'ambiente dell'Inter non è mai stato con no. gente con la puzza sotto al naso. Quella penso che sia un po' la forza, perché quando arrivi lì entravi in una famiglia. Non è che andavano a... Chi è? Nicola? Patrick, ma sei arrivato terzo a Grande Fratello. Che figa. Milito Ragazzi, quanto era domani. forte? Era fortissimo. Eh sì, no, sì, era un attaccante veramente, il senso del gol proprio. Sapevi che quando arriva davanti alla porta non sbagliava quasi mai. Van Buiten Bello. alle cozze l'ha mandato. Sì, ma... Due volte. Mamma mia, mamma. Ma sai quando un attaccante fa, tu lo sai che sei difensore, quando un attaccante fa cascare un difensore è brutta. È Ma brutta. oh, c'è un problema. Ne faceva cascatanti Diego, eh. Eh sì, eh sì. È come Angelino Di Livio. Sì, Dice Angelo, soldatino, è sì. sempre quella la finta. Sì, ma ci ho fatto mangiare 3 generazioni, le risponde. È uguale Diego. Ma anche se la sapevi non la prendevi. Non la prendevi uguale. Angelino qui è un altro fenomeno, eh. Numero uno. Qua chiedono di, vabbè, di Eto'o, ma avete un rapporto, un grande rapporto con Samuel, Assolutamente. Ma no? Samuel è il rapporto da prima che arrivasse all'Inter. A parte mi piaceva perché era un fenomeno. Pensa che io Samuel, la prima volta che l'ho incontrato, era un amichevole a Murcia, Real Madrid, Perugia. Andiamo là, sparring partner, c'era Anelka, McManaman, tutti, Salgado, insomma c'era, sì, Casillas, tutti quanti, no? Karembo, Seedorf, Morientes, Molto. c'erano tutti quanti. Entriamo nel Perugia, ci mettiamo lì, calcio d'angolo, non c'era Frey in porta, ma c'ero io. 1-0 per noi. L'hai buttata 1-0 per dentro. noi. 1-0, e dico adesso come facciamo a portarla alla fine? A 20 minuti dalla fine chi entra? Samuel Eto'o. E c'era Samuel contro una persona che tu conosci bene, Mauro Milanese. No, Maurone? Poverino, poverino. L'ha fatto nero. Insomma, a un certo punto gli va via, poi la mette in mezzo, Morientes su 1-1, vinciamo, perdiamo noi i rigori, pensa. E lì è la prima volta che ho visto Samu, che aveva 16 anni, 17 anni, era Sì, giovanissimo, fenomeno. ma Poi è andato al Mallorca e è è diventato Eto'o. È un lui credo fenomeno. che ha Poi... cominciato in Francia, no? Samuel, ha fatto credo qualcosa in Francia. No, questo non lo so. Sai che mi sa che ha giocato un anno in una squadra in Francia, poi è partito, credo di sì. No? Glielo chiedo, io lo conosco da Madrid quando era piccolino e poi me lo sono ritrovato a Milano Sai, ti racconto e ha questa di contribuito Eto'o, tanto, eh? che sai che lui era malato di orologi e di macchine, lo sai? Lui è il numero uno. Allora, siamo nel sottopassaggio, credo dopo quella partita lì. Rientriamo, iniziamo a parlare un po' in francese, perché sai, lui è il Camerun, parla francese. Mi fa vedere, c'aveva gli orologi che piacevano a me, ci ho messo a parlare, bah, 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 e lui ha saputo che macchina avevo. Mi fa, ma non è che la vendi quella, perché io la cerco, non la trovo, la vorrei prendere. Oh. Dico, guarda, non la voglio vendere, però detto, se vuoi ne parliamo, te la faccio vedere, questo e quell'altro. E mi fa, ma dov'è la macchina? Ma dico, la macchina Forte dei Marmi, che avevo il box privato lì, l'avevo lasciata lì. No, mi fa, ma tranquillo, mi dici quanto vuoi, prendo da Milano l'elicottero, vengo a Forte, ti pago e torno via con la macchina. L'ha presa? No, non l'ha L'ha presa. presa? No, no, me la sono tenuta. Figa, la Enzo Ferrari, zio, 1 milione di euro. Ora dove l'hai messa? No, venduta, venduta. Ma allora, tu pensa a sapere queste cose qua. Quella macchina la compro nel 2007 a 850, che uno dice è folle, va bene? E sono d'accordo, è una cosa folle. La vendo dopo 2 anni e mezzo, perché non era pericolosa anche tenerla quella macchina. La vendo a 1 milione, ok? Adesso Quindi vale 3-4. vale 3,2 milioni adesso, un collezionista te la compra, hai capito? Ma ovviamente col segno del poi. Ma se me lo chiedevi te lo dicevo perché ne hanno fatte poche. Eh sì, no, ma quelle sì, quelle Io sì, però.
quelle spese non le faccio, però se mi dicevi, ti aiutavo. No, no, siamo incredibili. Poi chi c'era? Sai come siamo andati noi a Madrid allo stadio? Per lui figa. Partivamo, normale su, quando vai a giocare tutti in silenzio. Partivamo a picchiare sul vetro i cori, come in tutta per je m'appelle to e to. Siamo arrivati noi a Madrid a giocare la finale così, ma tutto il punto, tipo i brasiliani proprio. Cioè, oramai eravamo noi degli zingari allucinanti. C'era Mourinho che diceva, allora mi sembra che era Mario con le scarpe quelle da lui. Poi c'era Arnautovic col cappellino di Gucci, uno con la maglietta del moda. Dice, ragazzi, non toccate niente, è tutto l'anno che siamo zingari e andiamo come gli zingari. Una banda, sempre drammatizzata. Quell'altro col cappellino girato di Gucci, quell'altro con la Dolce Gabbana. Vabbè, una banda che ha vinto però. Quindi una banda buona. Probabilmente un allenatore che gestisce un gruppo così è un vincente. Vabbè, sapeva che poi quando si andava in campo non è che guardavamo, cioè facciamo quello che dobbiamo fare, quindi assolutamente. Poi chi c'è? Matri, il gol al Milan, beh, quello è il coronamento di un sogno da interista, perché non fa uno solo, però buono. E l'ho visto pochi giorni fa che è uscito, cioè l'ho visto sui social così. Sa, c'è una foto che la trovo così bella, va bene, una partita ovviamente meno bella, e quando c'erano i petardi, interruzioni di gioco in Champions, te e Rui Costa, questa foto io penso che è dal manacco. Ma ogni volta calcio che mi incontro con Rui me lo dice, Marco, cioè, sai quante volte ho firmato quella foto? È bella, quella è bella, una gran bella foto. No, ma è bella perché rappresenta il derby, rappresenta cioè è molto significativa quella foto, bella. Poi te con la scarpettina Nike dorata, non ti piaceva? No, bellissima, figa, bellissima. Ma non so se la davano a tutti quella scarpa lì. Non lo so, quella era dopo il mondiale. Appunto. Dentro c'aveva la scoletta con tutto il circo massimo. Sì, quando siamo tornati a Roma. Sì. Era tutta bella. Niente, ce n'ho un po'. Figa, c'era un po', dammene un paio che la metto nella stanza, cazzo. Allora, la prossima diretta ti faccio vedere le scarpe, dai, le scarpe. No, una me la devi dare, una scarpa me la devi dare. Una te la do volentieri, no? E io ti do una mia maglia di quando giocavo nell'Inter, la devi attaccare lì nel tuo ufficio. Vale. Perché, ma guarda che non l'ho messa tutte l'altro giorno. No, ma la mia non ce l'hai, impossibile. Perché quando sono andato via me le hanno bruciate tutte. No, ma dell'Inter no, non ce l'ho, di te non ce l'ho. No. Ma ce l'ho lì parecchio sotto. Ce l'ho, volete ce l'ho anche questa, sotto. Dai ragazzi, no. Grazie al mondiale, ma Stankovic che giocatore era? Stankovic era tutto. Un centrocampista che faceva gol, di più che volevo. Mamma mia. Era Decchi. Ora ragazzi, ma questo gol che fece, sì, contro l'America, no? Non era sorte, non era fortuna. No, non è casuale, perché se uno le prove sempre, comunque riesce a far gol qualche volta così, non è un caso. Un abbraccio da Albania. Ciao ragazzi, e grazie. Grazie, voi sapete perché, come popolo. È stato più bello vincere il tripletto o il mondiale? È come dire vuoi più bene a mamma o a papà. Grazie. Non si può scegliere un trofeo. Io penso che ovviamente parli del mondiale, ma per me al giorno di oggi è per me mondiale e Coppa dei Campioni sono trofei che sono lassù. Infatti. E poi se ce l'hai tutti, se ce l'hai tutti e due in vetrina, magari è meglio. Uno senza l'altro ci sta male. Tu ce l'hai, mi sa? Sì. Ce l'ho. C'è il primo video. Adriano, per... Adriano è, ragazzi, Adriano per me
ha sprecato un potenziale incredibile, nonostante è Adriano, perché ha fatto delle cose incredibili, poteva fare molto di più. Per me era uno dei più forti con cui ho giocato. Sì. Sì, sì. Adri era come a Parma, un potenziale, una forza fisica. Infatti, guarda, era a Parma, ti dico questa, dall'Inter lo prestano a Firenze, da Firenze poi ce lo prestano a Parma. E fa 2002-2003 con me a Parma, che c'è l'attacco lui e Mutu, che hanno fatto 28 gol a testa, credo, una cosa... E lui doveva stare 2 anni a Parma, che ci aveva detto, guarda, l'Inter mi lascia 2 anni, neanche... Poi è venuto da noi. Sì, sì, ma... A gennaio? Sì, bravo, sai bravo. Sai a chi ha fatto gol su punizione? A Frey. Sì, sì. Te lo ricordi? Sì, 1-0. Sì, sì. Abbiamo vinto. Grazie, Seba. Su 4... Oh, di testa te l'ho succhiata così la palla. Ti mando il video dopo. Va bene. Figa, perché qua sembra che ho preso solo gol nella mia carriera. Oh. Com'è stato fare il mondiale da interista con gli Juventini dopo Calciopoli? Com'era lo spogliatoio? Spogliatoio eccezionale. Ragazzi, voi non potete manco capire il rapporto che c'avevo con Buffon, con Cannavaro. Infatti l'ha avuta l'Inter anche, ma con tutti. Perché sì, è tuttora, senza fare nomi, perché alla fine bene o male era già 7-8 anni che ci conoscevamo, e quindi era un gruppo, cioè, era differente la nazionale dall'Inter, perché nazionale andavi, non vedi l'ora di stare con loro perché sei meglio di me, quando parli la stessa lingua, sì, ti vedi ogni tanto, perché ti vedi una volta al mese, hai voglia di raccontarti e di sapere. E l'Inter era differente, perché poi era diventata una famiglia, la nazionale è sempre l'Italia. L'Italia la, no, ma la è sempre la patria, ragazzi. La nazionale te la godi di più, perché vi sono assicuro ragazzi che non ci sono, non ci sono bandiere nazionali. Quella è la cosa bella. Ci si incontrava magari la domenica, ci si ammazzava, e poi quando andavi il lunedì a Coverciano ci si abbracciava, perché giusto sia così. Eh sì. Assolutamente, no? bello. Poi credo che voi eravate veramente un gruppo, cioè, si vedeva dai gol che facevate, le esultanze, che tutti andavano su tutti, anche la panchina veniva in campo, cioè, erano segnali belli questi, Ma tutti dicono grazie Calciopoli, per me non è vero niente, per me grazie a quello che abbiamo fatto nei 2 anni, sì. Poi le cagate tanto le raccontano come vogliono, che ti rinforzano. Noi eravamo una squadra, non era... Calciopoli, Inter, Milan, Juve, era l'Italia, e l'Italia ha vinto perché era la più, secondo me, la più compatta, ma è quello la più amica tra di loro. Sì, sì, perché stare in nazionale, stare in nazionale, fare gruppo non è facile, perché ti vedi poco e tutto. Infatti le nazionali che vincono sono quelli che, nonostante il poco tempo insieme, fanno gruppo, come l'Italia nel 2006, ma anche la Francia stessa, Sì, la Francia di adesso è uno molto competente. Lui ha sempre convocato tutti, o quasi tutti, i 18-20 che possono andare al mondiale. Quello vuol dire? Ma tu pensa, sai un esempio qual è? La Grecia di Karagounis. Sì, sì. Otto Rehagel, quando ha vinto l'Europeo, 2004. C'era uno stirato che non poteva giocare. Lo convocava e ci viene in ritiro con noi. Sì, sì. Ti curi con noi e poi non poteva giocare. No, quello beh, però poi alla fine fa la differenza. Sì, assolutamente. Cosa ti voglio dire? Figa, mi sono dimenticato, voglio dirti una cosa. Mi sono dimenticato. Sto perdendo i colpi, cazzo. Non ti fa sentire da ventola e ti ammazza. No, lascia la ventola, adesso lo sfondo. Sai il video hai fatto domani? Lo pubblico e faccio fare una bella figura di M. Che come piace Matrix, che mi dici di Quaresma? Ragazzi, Quaresma è un campione d'Europa, ha vinto tanto, e purtroppo all'Inter non ha fatto quello che avrebbe potuto nelle sue potenzialità. Oh, ma la trivella, mamma mia, i primi allenamenti che ha fatto con noi, che è arrivato, faceva solo trivelle, doppi passi. Mi ricordo un 4 contro 4 contro Ivan Cordoba, negli uno contro uno, poi ne ha prese tante, ma non si è mai lamentato. Tanta roba. Sai, un altro prende, si può anche arrabbiare in allenamento, no? Zitto, professionista, incredibile.
Ciao Danilo, Danilo Paura, non so se lo conosci. Chi è? Il mio amico, e lui è per me il mio stilista preferito. Sì? Sì, perché è estroso come piace a noi. Non è da... Quindi gli piaceranno le mie basette, giusto? Sì, si potrebbe fare qualcosa con le basette. Troppi stranieri giocavano nell'Inter. Ma l'Inter è sempre stata con tanti stranieri. Vabbè, troppi campioni, tanti campioni. Io penso che debba essere fatto un mix tra stranieri e italiani. Perché, ripeto, io sono stato straniero, è differente. È totalmente differente giocare nella... Secondo me sono responsabilità diverse. Poi uno le apprende, perché uno Stankovic era uno che, anche se era serbo, era italiano. No, ma scusa, sapeva, cioè, interisti forever, vi voglio bene. Cioè, adesso inizia la diretta a Cambiasso Zanetti, quindi noi, merde... buttiamo giù, andiamo di là. Benissimo. Tanto noi sta scadendo, penso. Sì, sì, no, noi siamo alla fine, siamo alla fine. Capito. Bene, sono contento di aver fatto due cagate con... Io sono lo chef preferito di Seba. Matteo, chef della birra. Oh, Matteo! Che di Seba? Te hai messo la ricetta Matrix con la birra Flea? Se ti venga a prendere. La sta facendo. Ragazzi, questo Matteo c'ha un... C'è un ristorante che anche una birreria importante a Lissone, dove adesso farà una ricetta con la birra di Marco e sarà il piatto, si chiamerà il piatto Matrix. Niente. No, non dico che farà un piatto anche per me, perché poi inizierà a pigliare per il culo, ma te il piatto sarà grande. Ma è andato via Ventola. Via, sì, vendola, sì. Ci sarà la ricetta Materazzi Matrix e la ricetta Frey con tanto di maiale. Ma com'era? Un colosso. Come costa troppo la birra Flea? Ma chi ragazzi, è? Ragazzi, no, non vi permettete, ragazzi, è di Marco. State una cosa. No, che è di Marco, che la qualità se volete la roba buona si paga, se no fa male, Non ci mettiamo le troiate dentro, quindi no, ragazzi. Quello vuol dire, tutta ragazzi, tutta la vita, deve imparare a mangiare bene, al di là della birra, che questo non è per niente, c'è proprio la materia prima, perché fa la differenza, c'è anche il pane, qualsiasi cosa. Hai visto chi c'è? Andrea Concatto. Dov'è? È lì, ciao amici miei, grande, Andrea. L'ho sentito ieri. Andrea mi ha dato... Vabbè, a parte che sono cliente da 20 anni, Andrea, ma fa l'ultimo regalo di mia moglie, l'ho preso da lui, molto bello. Poi quando vado a Verona vado a trovare sempre. Lui è bravo. Ho in camera 2 litri di birra Flea, vedi, giusto, bravo Ale, bravo, così ti voglio. Bravo. Oh ragazzi, io ve lo dico, chi sa giocare a padel, ci saranno delle sfide? Occhio. Arriviamo. Eh? Arriviamo. Ma potremmo fare tipo un torneo, potresti organizzare un torneo di leggende a padel? Quando siamo pronti, certo. No? Assolutamente. Uno ha scritto Matrix che va ad andare in diretta, ti interessa? Sono con Seba. Quindi. Sono più bella io, cosa volete? No, non la conosco e non è che ho questa confidenza per poter fare una diretta, no. Anche perché non saprei di cosa parlarci, ma non perché non la devo giudicare o meno, anzi, massimo rispetto, ripeto, sì. Anche per Mauro. No, ma ragazzi, poi, cioè, se fa la sua strada. Aspetta che uno scrive, non mi ricordo, non riesco più a trovare. Non ce la faccio più. Figo di lui, Figo, che vi devo dire, ragazzi, ma è un signore del calcio, è un signore del pallone, che devi dire, non c'è da dire altro. Mamma mia, che classe anche lui, Sai chi è che ha la classe, che mi sembra, quando rivedo giocare
lui mi sembra Luis, sempre di quella generazione, Robert Pires, che giocatore. Vabbè, ragazzi. Roberto, pensa in quell'Arsenal devastante, era quello dove parlavano di meno, faceva sempre gol, faceva tutti gli assist a tutti. Io sono calcisticamente innamorato, a parte come persona è ragazzi eccezionale, sì, però persona squisita. Lo vedi quando lui mi ricorda Luis, lui quando gioca mi ricorda Luis. Ecco un po' con i piedi là. Sì, sì. Oh, c'è Benny, grande sì. Benny. Sei arrivato tardi Benny però stavolta. Non so quanto dov'è il tempo? Insomma, quando è? E qua sono abbiamo passato 1 ora e 5, ma non so quando taglia. Vabbè, è meglio. No, ragazzi, aspetta che mi hanno chiesto, allora, il 2006, ragazzi, perché allora, io dovevo andare al mondiale, ma no, ovviamente non da titolare. Ero nel gruppo perché avevo fatto, i primi 6 mesi comunque convocati in nazionale, solo che a gennaio mi sono rotto il ginocchio. E quindi il mondiale mi è saltato, non avrei giocato perché c'era Barthez comunque, ma dovevo rientrare nei tre, che comunque per me sarebbe meglio stato così, però bello. Va. Ma meglio così, allora ti dico, non lo so, perché ti dico, io 2 rigori io li avrei parati, magari li avrei consigliati a Barthez sicuro. Il mio dico. È tuo, non so, no? Tuo, era il bancomat, oh. No, tuo sì, bancomat. Sì, devo fare il codice di un bancomat rubato e niente. Marco, sto aprendo un pub qui a Napoli, me la consigli la birra Flea, certo, facciamo questo carico volentieri. Marco, interessante, tu meno Seba, bravo. Nicola, è tornato Ventola, hai capito? C'è Callon ha scritto. C'è... Ma l'hai visto come ha fatto, si è travestito da Callon? Sì, l'ho visto. Ciao Mohamed. Ma dov'è Mohamed? Ma davvero c'è Mohamed? No, non c'è Mohamed. Ma non c'è, ma fatto... è lui che fa un scemo. Sì. Ma comunque, oh ragazzi, la birra Flea io ve la consiglio. Tanta roba, spedizione da Matrix. Kivu, gran giocatore, sì. Come mi ci divertivo, ho giocato una sola volta con lui centrale, una, due, come mi divertivo. Sai contro chi? Contro Pandev, poverino, era la Lazio, andata e ritorno. C'era, a un certo punto aveva preso un calcio, non so se da me o da chi, vabbè, uno alzava e uno lo menava, e il secondo tempo ne prende un'altra, e va dall'arbitro, dice, arbitro, ma che fa? Arriva Kivu, oh, ma che sei di? Quella è quella del primo tempo. Invece era il secondo. Mamma. Poi Goran è buono come il pane. Oh. Goran è bravo. È un pezzo di pane. Perché però... Samuel, Walter Samuel? Pure Walter, oh, Walter non parlava. Un osso, mamma mia. Però con Kivu mi divertivo perché era veramente come uno zingaro, mamma mia, fuori dal campo buono come il pane, ma in campo mi piaceva, bastava ci guardavamo. Sì, no, ma devastante, eravate la lametta, la Mach 3, cioè la prima fase, la seconda, zam! Era fantastico. Ma tanta roba, no, Cristian è bravo, bravo. Chi menava amici... di più tra te e Samuel, ragazzi? La differenza è che io poi la davo e mi ci potevo attaccare. Walter te la dava e te la ridava dopo, ma non parlava. Sì. A scomodo, Valterino. Oh, che giocatore. Taribo West. Sempre, raga, Taribo West, io l'ho avuto all'Inter. Che personaggio. Mamma mia. T'ho detto che quando ha smesso ufficiale aveva 10 anni in più. È stato ufficializzato. Devastante, mamma, che ma adesso lui è a Milano, è tornato a Milano? Sì, fa tipo quelle messe che canta. Perché lui era diventato un prete nella sua religione, ma sai che prima di ogni partita ci radunava lui in mezzo a tutti, ma veniva anche Moratti tutti e pregava prima di entrare in campo. Ma sai le prime volte noi giovani quasi a scoppiare a ridere, perché sì. Non te l'aspetti, dici, ma siamo qua in campo. Ma tu c'eri quando è andato da Lippi, faccia a faccia?
No, io c'ero un altro episodio. Vedi, Nicola c'era, Ma però c'era raccontata West. questa, ma raccontata questa. Mister, ha detto Gesù che devo giocare. Sì, l'ho sentita questa. E il mister, a me non mi ha chiamato ancora. Mamma mia, mamma Poi mia, il mamma. mister è un altro No, topo. mamma, mamma. Lippi, essendo un toscano, la battuta sempre pronta, cioè la battuta Mister, sempre. Gesù ha detto che devo giocare, a me ancora mi ha chiamato ieri sera. Io se giocavo con lui potevo cadere per terra. Sai che noi andiamo a giocare non so dove, e lo fa uscire Lucescu lo fa A uscire Vicenza. a Vic Lo bravissimo, dico. Oh, ma tu bravissimo. veramente, oh, ma io che sono più interista di te di quando Sì, ho giocavi capito, non ma giocavo io ancora. ero lì, stavo guardando il campo, non fuori dal campo, mi fregavo un cazzo. Poi Vicenza, nel senso, va bene, lo stadio non era San Siro per dirti. Sì, ha tolto la maglia e l'ha buttata addosso, te la ricordi? Sì, allora. Mamma Ma ricordo mia, sì. mamma mia, che bestia, che Ma bestia, che bestia. Taribo, sul Kancheski, te lo ricordi? Della Fiorentina? Come no? Cosa ha fatto? no? Te lo ricordi? L'ha ucciso praticamente. Sì, Vicino alle panchine. Tu mi sa che c'eri, eh? Vicino alla panchina dell'Inter, mi ricordo ancora. Che ma era a San si Siro? fece, si ruppe la caviglia, mi sembra che anche una cosa del genere. Ma che anno? No, non me la ricordo. Se era L'anno 98, pure se era andava al 90. telegatto, se faceva pure gli anni andava al telegatto. Sì, magari lui c'era l'anno prima, oh, ragazzi, non posso ricordarmi tutto Materazzi Cassano. Antonio è io. fantastico. Vedi, 97, L'unico 97, rammarico è che 97, non 98. ha i social. Sì, no, ragazzi, se Cassano. Ho visto un video che ha fatto la sua donna, gli ha buttato l'acqua addosso che l'ha Carolina. infamato in barese. Mocca al corno da mamma, te gli ha detto. Anzi, oh, e ti dico, è stato tenero, È stato dolce perché era perché era sua moglie. Carolina, Perché era perché era sua. Carolina. Se glielo fa Ventola. No. Ah no, ma cascano gli angeli, casca tu. Ma è giusto, è giusto, è giusto. Vedi, era 97-98, io non c'ero in Italia ancora. C'è Carolina in diretta. Carolina, faine 2-3 al giorno, Carolina, ti prego. Ci sei o no, Marco? Sì. Il pazzo era, faceva gol, ragazzi. Che risate Era quelle. con te col pazzo? Sì, è stato con me. Quando è arrivato dalla Sampdoria, no? Eh sì, perché lui a Quando non Firenze. giocava, mi facevo pazzo, com'è? Non l'ha capito che se vuole far gol devo giocare io. Pazzo pure un altro. Simpaticissimo. Pazzo a Firenze, tante risate ci siamo fatti veramente. Bravissimo ragazzo, Bravissimo. bravissimo ragazzo, bravissimo ragazzo. Ma Lippi, perché non è La riuscito maschera di all'Inter? Berlusconi la tiene ancora, certo. Mamma mia, L'ho buttata via. No, ho visto la su un gol di Bobo l'hai tirata fuori, no? al derby. Al Non c'era derby. uomo. Chi è che Sono c'era? Che ti ho visto andato a fare la saltare. spesa. Mamma Sono andato a mia, fare la Lippi. spesa con i miei figli. Carnevale, al Bonola. Carrello, uno nel carrello, uno a fianco a me. Vedo il reparto, sai, di scherzi, le Sì. maschere. C'era quello del presidente, ho detto no. C'è il derby la domenica, io la compro. Se vinciamo me la metto, l'ho dovuta mettere. No, Ma le promesse si mantengono. ma Ma tu sai che l'ho sentito anche. anche il presidente, l'ho sentito, ho detto, Presi, la colpa è tua, scherzi sempre. E mi ha fatto diventare anche tu scherzo, anch'io. No, ma vai tranquillo. Eh sì, cioè, allora, mica, No, beh, anche lì mica. Sì. tutti hanno fatto le Sì, polemiche, no, vabbè. attaccato. Sapessero lui quanto è simpatico? Sei te che Racconta 3.000 barzellette al secondo. tu avevi tirato la corona a Bobo Vieri anche, no? Gli ho messo la corona quando ha fatto il centesimo gol. E non mi ha dato Non. manco la maglietta. Beh, poi mi scrive, la mia maglietta non ce l'hai, solo una. Non me le dai? Se pensi di. Perché Ti ha non mai veniste a cercato. giocare al Boca? No, ti ha mai Tornassi indietro, cercato. ragazzi, Oh. tornerei al Boca. Ti ha mai Mamma mia. cercato il Milan, sinceramente? Sì? E rimasi all'Inter per Giacinto. Vedi, al posto, ragazzi, Perché al io posto. rischiavo di non andare al mondiale quell'anno perché non giocavo.
Ed era una scelta. C'era il Bologna, mi ricordo, e c'era il Milan. Poi parlai con Lippi. Lippi mi disse: guarda, se non giochi nemmeno una partita, non vieni. Se giochi ogni tanto, sappi che ti aspetto. Poi parlai di Giacinto, mi disse: Marco, no, devi stare con noi. Ti rimango con voi. Scelta di cuore. Era una scelta molto difficile, brutta. Sapevo che andavo incontro a essere odiato dai miei, che io amo, e da loro, perché giustamente ero odiato da loro, come poteva esserlo Gattuso dall'altra parte. Sì. No, però era... vedi, a posto sarebbe che stata una sfida, anche se il mio cuore mi dice devo rimanere all'Inter, come poi sono rimasto, perché... però meritavo, secondo me, rispetto per quello che meritavo, che avevo dato e che stavo dando. Vabbè, ma qualche volta magari quello mancava. Te lo sei guadagnato negli anni. Perché alla comunque... fine ero pur sempre un giocatore nazionale, non ero un sì, certo, ragazzino. Certo. Per quello. Però poi è andata bene come è andata, ho vinto quello che dovevo vincere con la squadra con la quale ho sempre sperato di poter vincere. Vabbè, queste sono io la cose, verità la dico, non è, queste non sono cose belle che devono riprendere, posso le cagate lì, questo, quell'altro. Questo potete riprendere, che Marco è rimasto per scelta di cuore, per Facchetti, che comunque ricordiamo tutti, voglio dire. Ma c'è pure uno screzio a Livorno, non so se ti ricordi, che non giocai e poi ebbi uno screzio con mister, con Mancini. Che poi entrai, feci gol e lo insultai. Infatti poi Giacinto mi disse: Marco, no, di che è stato un tifoso che ti ha detto, Giacinto, ma fammi dire la verità, perché io sono uno vero. Poi mi scontrai col Mancio negli spogliatoi e lui mi disse: no, ha detto, guarda, non è vero, eh. Dice, no, di qua. Continuò, e disse: ascolta, sai che il cuore non si comanda, scusami, ti chiedo scusa perché ho offeso. E se vuoi sono qua, ti do la mano e accetti le scuse, se no il mio cuore non si comanda, io ti ho detto quello che pensavo, appunto. Se ti va bene così, se no fai le tue scelte e poi torna tutto alla normalità come prima. Ah, vabbè, meglio così, meglio così. Vabbè, meglio uno sai scontro cos'è? Vero, dai, ricordatelo. Quale? Dico, meglio uno scontro, che uno ci si chiarisce. Ah sì? No, ma sì, perché tu stavi zitto dopo, te lo portavi avanti per mesi, rancore, rabbia, era finita. Allora, io c'ho un problema, sempre, io lo faccio vedere subito, non riesco a nascondere. Eh sì. Però sai che nel mondo del calcio essere troppo vero a volte... non va bene, non ti vedono bene. Io uguale, eh? Io ti dico, se fosse stato un leccaculo avrei fatto 15 anni in nazionale. A un certo punto mi sono rotto e ho detto, sai cos'è, me ne torno a casa, perché mi sono sentito che mi mancavano di rispetto e sono tornato a casa, basta. Uno. Comunque. Vabbè, via. Giocare Patrick. Contro Totti com'è stato? È stato bello giocare contro e con Francesco. Francesco pure un altro... che è uno spasso, è un fenomeno in campo, quindi. Lui tra l'altro è uno che anche lui fa ridere. Mamma mia, lui è uno spasso. Cioè io quando lo guardo mi viene da ridere, cioè, perché so che ogni 3 secondi fa una battuta, è proprio il suo modo di essere. Quindi sì. È un pregio. Il suo modo di essere, il suo modo di parlare fa morire. Sì. Via. Ragazzi, vi saluto, Matrix, vi auguro grazie. Il meglio e speriamo di vederci un'altra volta a San Siro, fuori, a Milano, in giro. Almeno vuol dire che si è sistemato tutto per il bene di tutti noi, che sia Italia, Francia, America, tutto il mondo. Va bene? Matrix, grazie tanto. Un abbraccione. E ci vediamo, noi ci sentiamo, ci vediamo presto. Ciao, ciao, ciao ragazzi.